Buonasera, buonasera dottoressa Martini. Buonasera, Buonasera a tutti. siamo qui per questa nuova diretta, sempre sulla musica, nell'ambito della terapia, della riabilitazione e del supporto psicologico che noi facciamo con i nostri pazienti. E quindi continuiamo questo bellissimo percorso proprio che abbiamo cominciato ormai già numerose session fa. A che numero siamo arrivati, Giulia? Ma secondo me saremo arrivati a quinta, sesta, insomma, sono abbastanza mesi, ormai 6 mesi di sicuro che lo Adesso facciamo, sì. mentre tu parli vado a vedere, poi lo dico a tutti che numero è. Esatto. Sicuramente è ormai verso la decima seduta, verso la decima diretta. E abbiamo affrontato numerosissimi argomenti, voglio dire, proprio rispetto a come la musica ci può aiutare non solo a stare bene nella nostra attività di vita quotidiana, ma anche proprio la musica ci può aiutare in quelle che sono le sedute di supporto psicologico e di riabilitazione neuropsicologica che noi facciamo qui in Brain Care, anche grazie proprio all'intervento specialistico proprio della dottoressa Martini, che è psicologa ed è esperta di musica in terapia psicologica e in riabilitazione neuropsicologica. Bene, questa sera abbiamo un argomento molto molto interessante, e tra l'altro è proprio anche un titolo abbastanza, diciamo, difficile. Perché già la parola anedonia, no? Quindi non provare piacere, più musicale, mi è sembrato veramente un termine bello, bello impegnativo, perché ci sembra che la musica ci debba sempre allietare, sempre, diciamo, far provare emozioni, cioè è difficile, no? Di fronte a una bella musica, mettiamo un violino o una musica che particolarmente, diciamo, emotigena, non provare emozioni. Quindi invece il non provare piacere con la musica mi sembra proprio un paradosso. Esatto. Eppure la dottoressa ci racconterà proprio di questo e perché questo succede. Ecco, quindi adesso io direi di capire chi c'è collegato in rete, se vi volete presentare, se volete dirci come si sente, come si vede. Se la musica vi dà piacere, e quindi facciamo subito uno screening per vedere se non c'è qualche difficoltà di questo tipo. Io con la musica vado molto d'accordo, nel senso che mi emoziona, mi dà energia positiva, mi dà emozioni sia molto belle, positive, di energia proprio. Per esempio, la musica in palestra, no? Molto pompante, diciamo. E rinforzante l'energia fisica e mentale, ma anche poi ci rende più dolci, ci dà emozioni di tenerezza, emozioni a volte anche di tristezza. La musica emoziona anche fino alle lacrime, proprio. È impossibile non emozionarsi, sembrerebbe, eppure non è così per tutti. Raccontateci No. un po' di voi, se si vede bene, se si sente bene, che cosa la musica vi procura come emozioni e se la usate proprio per procurarvi emozioni. Intanto tu come stai, Giulia? Io bene, dai, siamo arrivati quasi alla fine della giornata, quindi ci Mamma siamo. mia, Sarà esatto. oggi stata una giornata È intensa, ma va stata un bene. po' rocambolesca, devo dire. Sì, con Esatto. i casi, gli appuntamenti che si sono proprio attaccati uno all'altro, ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo Esatto. organizzato tutto. Capacità di problem solving, è vero? Poi non solo questa settimana, ma anche la prossima. Poi sembra sempre che sotto le feste, le festività, tutti abbiano bisogno all'improvviso, forse perché hanno qualche giorno un pochino più di vacanza, no? E quindi Sì, sì. oppure si sentono che, non so, sta per succedere qualcosa e che quindi devono arrivare alle feste che stanno bene, anche prima di Natale, prima dell'estate, ci sono queste È situazioni. vero, sì. È Come vero, se l'anno forse. finisse, come se la vita finisse, Esatto. come se il tempo finisse, esatto. Infatti, Quindi infatti. io vedo anche, tra l'altro, che proprio sotto le festività, mentre aumentano le persone che vengono proprio qui in Brain Care a chiederci visite, appuntamenti, sedute e quant'altro, ho visto in questi giorni c'è stato un aumento esponenziale anche per la prossima settimana, ho visto che il trend è quello, invece magari rallentano un pochino le attività dei social. Per esempio, nelle dirette abbiamo visto un leggero calo della frequenza, come se diciamo, le persone fossero più attente giustamente alla loro salute e meno curiose nei social. Ci può Ecco, quindi, stare, dai. sì. È una così, un'altalena. Sì. Esatto. Ci sono cicli di cicli storici. Quindi, Esatto. se ci fate sapere, se siete collegati, come si vede, come si sente, poi la dottoressa comincia la sua argomentazione che è molto interessante. Allora, io direi che possiamo fare la domanda alla dottoressa.
che cos'è l'anedonia musicale? Ecco, quindi Ah, spiegaci sì. un po'. E sembra un parolone effettivamente perché è un nome strano, però l'anedonia musicale è quando appunto le persone non provano piacere nell'ascoltare la musica, perché abbiamo sempre parlato nelle nostre dirette appunto di tutti quelli che sono gli effetti benefici della musica, che appunto attiva corde profonde, scatena emozioni, quindi tutto in senso positivo, però c'è su alcune persone questi effetti non ci sono perché non provano piacere nell'ascoltarla e non sono neanche poche le percentuali, perché comunque gli studi stimano tra un 2 e un 5%, che comunque non è pochissimo Eh a no, livello comunque della certo. Non è una popolazione. malattia rara, ecco, no, No, cioè, esatto. Ma 2-5% esatto. non è una cosa poco, cioè non è una cosa poco frequente, Non è anzi. rara, ecco, sì, No, non è esatto, rara. infatti. Infatti, anche se appunto, come diceva lei prima, sembra molto strano, perché appunto sembra strano che la musica, magari non a tutti la stessa, però in generale uno dice, vabbè, un genere, un cantante comunque deve suscitarti qualcosa. Invece non è così, perché ci sono alcune persone che non provano questo piacere e ci sono stati anche degli studi appunto che l'hanno dimostrato, soprattutto c'è stata l'Università di Barcellona e anche l'Unità Neurologica di Montreal che hanno fatto proprio degli studi specifici rispetto a questo aspetto. E come l'hanno, diciamo, strutturato questo studio? Ovviamente hanno preso un gruppo appunto di persone, diciamo, di controllo, un gruppo invece che, diciamo, veniva testato, e prima hanno fatto dei test dove appunto valutavano un po' quella che è la sensibilità generale, della musica nelle persone, e dopo hanno utilizzato proprio la risonanza magnetica funzionale per vedere, proprio anche a livello cerebrale cosa succedeva quando le persone ascoltavano, la musica. E siccome appunto le aree coinvolte nel piacere della musica sono proprio quelle poi legate alla ricompensa, hanno anche appunto voluto vedere come funzionavano queste aree nelle persone anche di fronte appunto a delle situazioni che portassero le persone ad avere uno stato di ricompensa. Quindi avevano fatto un gioco dove appunto c'era la perdita, il guadagno, per vedere appunto anche come si attivavano queste aree. E quello che appunto hanno visto che queste persone appunto dove ascoltavano questi testi musicali, questa musica, questi pezzi musicali, dovevano proprio dire in diretta qual era appunto la loro piacevolezza. E quello che si è visto è che nelle persone che hanno appunto anedonia musicale, nel momento in cui ascoltavano la musica, queste aree avevano un'attivazione molto più bassa rispetto invece alle persone che provano piacevolezza di fronte nell'ascoltare appunto una canzone. E però non succedeva la stessa cosa quando invece magari appunto erano sottoposti a questo gioco di perdita e ricompensa, perché allora in quel caso lì, nel momento in cui appunto avevano un guadagno, queste aree si andavano ad attivare. Quindi era proprio soltanto specifico per quella che era la musica. E l'area cerebrale che si è vista appunto coinvolta proprio nel piacere della musica, il nucleo accumbens, che è appunto un'area cerebrale che è proprio appunto collegata proprio a tutto quello che è il sistema della ricompensa. E quindi diciamo che è molto curioso, nel senso che effettivamente ci sono appunto persone che il piacere non lo provano, ma perché proprio a livello cerebrale manca appunto un'attivazione di quest'area, non perché non funzioni, perché appunto hanno voluto poi anche escludere questo aspetto, perché effettivamente in altre situazioni si attiva, però proprio nell'ascolto della musica c'è un'attivazione minore. È E incredibile, quindi proprio, è specifica per la musica, è come non sentire la bellezza della musica, è il piacere della musica. La persona non è certo sorda, la persona certamente prova il piacere magari nel mangiare o il piacere nel giocare a carte o fare altre attività di vita quotidiana che danno piacere, ma non provano il piacere della musica. Guarda un po', veramente è pazzesco, è sì, incredibile, non perché ci credo. praticamente poi sì, no, sembra impossibile, però effettivamente è così, Esatto. ed è dovuto proprio al fatto che c'è poi una, diciamo, ridotta connessione tra quest'area, appunto, del nucleo accumbens e poi tutte quelle che sono le aree che sono adibite all'elaborazione del suono. Quindi non arrivando appunto il segnale tra queste due aree, o comunque essendo ridotto, le persone Certo. appunto che non hanno anedonia musicale non ne provano piacere. Incredibile, veramente. Voi conoscete qualcuno, voi collegati di questo tipo? Pensa che tra i miei pazienti, Giulia, ne ho due. Va bene che io ho avuto tanti pazienti nella mia vita, quindi sono numerosi, sono migliaia e migliaia di pazienti, quindi vedi la percentuale che sarebbe dal 2 al 5%
in realtà, avendo avuto migliaia di pazienti, ne ho due, è quasi una percentuale più bassa. Però è anche sì. vero che secondo me certe persone non me l'hanno detto e io non ho fatto la domanda specifica rispetto a questo, mentre due persone con le quali ho anche un po' di, diciamo così, confidenza, con la quale si parla un pochino al di fuori della classica visita neurologica, queste due persone mi hanno confidato proprio che per loro ascoltare musica in macchina non è, diciamo, non aiuta minimamente per avere emozioni positive, che preferiscono magari sentire il telegiornale o sentire, diciamo, persone che parlano piuttosto che ascoltare una bella melodia. Quindi, e la moglie, tra l'altro, di uno di questi due pazienti mi diceva: pensa Anna come sono messa a casa, quindi lo citava come persona particolarmente razionale che si emoziona difficilmente. In realtà, come dici tu giustamente, magari la persona si emoziona per altre cose, ma non si emoziona per la musica, e quindi è specifico proprio per la musica. Molto, molto interessante, veramente. Ma se noi dovessimo così dire, no, questi risultati trovati in queste ricerche che tu hai spiegato molto bene e che sono fatte in più, diciamo, studi in più università, questi risultati trovati possono essere utili anche proprio per il trattamento di alcune patologie proprio che sono diverse dall'anedonia musicale? Sì, perché diciamo che in questo studio che hanno appunto fatto è stato poi uno spunto per vedere anche se in altre patologie effettivamente c'è magari una minore sensibilità, magari appunto anche a certi suoni, a certe musicalità, e soprattutto per esempio si era visto che nell'autismo le persone appunto autistiche hanno, diciamo, una sorta di fastidio, comunque di avversione magari nei confronti di quello che è la voce umana, che comunque noi sappiamo essere comunque un suono, no? Anzi, è musica. Dovrebbe anche essere una musica, no? La esatto, voce dovrebbe essere una musica, però diciamo che per loro non lo è, e provano, certo, diciamo, fastidio. E anche qui, diciamo che andando poi a fare degli studi più approfonditi su qual è appunto la funzionalità delle aree appunto cerebrali, si è visto che c'è una ridotta connessione tra quello che è il solco temporale superiore bilaterale e sempre il nucleo accumbens, che come abbiamo detto prima, appunto, è l'area che poi appunto adibita a quella che è la piacevolezza, insomma, il senso di ricompensa. Quindi diciamo che nelle persone autistiche, avendo questa minore attivazione cerebrale, connessione cerebrale, nel momento in cui appunto c'è il suono della voce, allora arriva come qualcosa, diciamo, che non è piacevole, e quindi motivo per cui magari appunto le persone con forme di autismo hanno fastidio appunto nel sentire la voce altrui. Quindi diciamo che questi studi sono stati, diciamo, anche un po' la base poi per diciamo andare a studiare anche tutti quelli che sono aspetti, diciamo, di apatia o di scarsa piacevolezza anche in altre patologie. Certo. Ma guarda, stamattina proprio è venuto qui da noi in ambulatorio un bambino, tu non c'eri stamattina, ma lo vedrai prossimamente. E in questo bambino in effetti c'era come una scarsa attenzione sia al contatto oculare, ma anche una scarsa attenzione proprio al richiamo vocale. Non è che non capisse, sembrava quasi che non volesse ascoltare, perché non era sordo e non aveva un deficit di comprensione, però è come se scotomizzasse, come se non volesse essere attento a quello che è la voce. E anche non soltanto nelle parole, quindi nei singoli significati delle singole parole, ma proprio anche alla diversa intonazione che magari la voce aveva. Potevo avere una voce particolarmente magari severa, no? Quasi direttiva, o una voce molto melodiosa, per lui era del tutto indifferente. Non è che si scomponesse più di tanto. Quindi questo potrebbe essere un indizio, ecco, per dire magari la voce non è così gratificante come dovrebbe essere, perché la musicalità della voce, quindi attraverso la quale noi passiamo le nostre emozioni, non provoca nulla nella persona, o poco nella persona che ascolta. Quindi questo è veramente molto interessante nello studio, per esempio, dello spettro autistico, per esempio. Sì. Sì. Anche perché lì c'è appunto l'aspetto delle emozioni, comunque è un aspetto che è molto appiattito, nel senso che appunto loro magari, come diceva lei, sentire toni di voce diversi, oltre che probabilmente appunto dargli anche fastidio, appunto come diceva questo studio, ma siccome la voce comunque veicola l'emozione, veicola quello che è lo stato d'animo, loro appunto non ci prestano assolutamente attenzione, ma probabilmente proprio perché anche a livello cerebrale non hanno appunto attivate le aree nella maniera corretta, quindi questa connessione, esatto, tra l'area temporale, che è quella della
della percezione uditiva, sia verbale che non verbale, sia linguistica che non linguistica, è l'area del nucleo accumbens che è quello del piacere, quindi non c'è questa connessione, anzi, forse dà quasi fastidio, no? Come si diceva, come se fosse una voce gracchiante. Ma citavi prima un altro tipo di disturbo che è quello dell'apatia, dell'inerzia. Più che altro, ecco, l'apatia e l'inerzia sono dei segni clinici, no? Che noi possiamo vedere in numerose patologie. Per esempio, mi viene in mente così che l'apatia e l'inerzia possono essere presenti nella depressione, per esempio, oppure possono essere presenti, senza depressione nella lesione cerebrale, per esempio nel trauma cranico. Ecco, in un caso senza lesione, la depressione, nell'altro caso invece con una lesione cerebrale, quindi che interessa di più il neurologo come me, ecco, diciamo. Ma secondo te, diciamo, possiamo usare una sorta di allenamento, diciamo, progressivo anche, provare a descrivere quali emozioni magari la musica provoca e nelle persone che non hanno persa del tutto questa capacità, che non hanno un'anedonia totale, ma magari un'ipodonia, non so se si possa dire, musicale. Secondo te si può allenare, questa persona magari sul depresso oppure la persona con esiti di trauma cranico, di lesione magari frontale, che hanno una riduzione del piacere alla musica? Sì, secondo me, come diceva appunto lei, l'apatia poi si può estendere anche ad altre patologie, però effettivamente mentre appunto ci sono appunto persone che magari nascono con, nel caso dell'anedonia musicale, appunto con questa riduzione, cerebrale, invece magari ci sono persone che magari l'hanno acquisita e che quindi appunto si può sfruttare poi tutta quella che è la plasticità poi del cervello e anche per comunque, fare in modo che magari queste connessioni si ricreino e comunque, nel caso adesso mi viene in mente soprattutto nelle persone che hanno avuto per esempio lesioni frontali, però anche nei casi della depressione, dove appunto molto spesso c'è questo stato di apatia, magari sottoporli comunque ad una terapia con la musica potrebbe essere utile proprio per, diciamo, riattivare magari delle emozioni che hanno perso in quel momento e che fanno fatica, diciamo, a verbalizzare, perché come magari dicevamo l'altra volta che parlavamo, della musica come strumento di aiuto per l'elaborazione del lutto. Che appunto magari l'ascoltare la musica è un modo proprio per andare nel profondo, per recuperare quelli che sono certi ricordi. Quindi sicuramente anche nel caso di depressione, quindi magari mi viene in mente una terapia anche più, non so, appunto, psicoterapeutica, psicologica, insomma di sostegno, utilizzare la musica potrebbe essere un buon modo proprio per andare più nel profondo, arrivare più, diciamo, al punto e magari appunto riattivare dei ricordi o delle situazioni che magari si vogliono in quel momento eliminare o non ricordare. E che quindi magari possono proprio aiutare a superare la situazione. Sì, in effetti tu hai detto una cosa secondo me interessante che sottolineo così anche per gli uditori diventa più chiaro. Un conto è nascere così, purtroppo, come nasciamo magari con gli occhi verdi, non è che possiamo cambiare il colore degli occhi, o come magari, vero, se non No. con le lenti, Esatto. esatto. O come nascere con il colore degli occhi e quindi l'anedonia, diciamo, genetica o comunque in qualche modo che ci fa nascere in queste condizioni si fa fatica ad allenare. Viceversa, l'ipodonia, comunque la difficoltà di provare piacere in seguito a lesioni cerebrali o in seguito a depressione, in una persona che aveva invece questa abilità di provare emozioni belle, positive, valenza positiva o anche valenza negativa, ma comunque utili, perché le emozioni sono tutte utili, quando la capacità è già sviluppata, ma perderla dopo che è stata sviluppata è sicuramente più semplice ed è sicuramente, più, raggiungibile come obiettivo, quello dell'allenamento. Quindi sì, questo è molto interessante. E quindi dobbiamo capire se siamo sempre stati così, senza piacere nella musica, nell'ascoltare la musica, o se purtroppo è una cosa di recente acquisizione in seguito a fatti negativi della vita che ci fanno depressione o in seguito a lesione cerebrale di ogni tipo essa sia. Quindi questo è molto importante. Infatti, se conoscete persone che hanno difficoltà a gustare proprio il piacere della musica o dalla nascita o soprattutto da dopo la nascita, quindi dopo che l'hanno sviluppata questa abilità, sappiate che si possono allenare queste abilità e quindi che in breve che trovate la specialista giusta per questo settore, ecco, che
Tra l'altro la musica farebbe bene a tutti, cioè apprezzare la musicalità, apprezzare le emozioni che la musica ci dà dovrebbe essere potenziato in tutti, perché potremmo veramente usare la musica per crearci degli stati emozionali positivi, proprio rinforzanti, che ci diano energia la mattina, che ci diano fiducia, che ci diano positività nel momento del bisogno. È Quindi, vero, è terapia sempre, cioè poi magari uno si rende esatto. conto che anche quando comunque l'ascoltiamo così nella vita di tutti i giorni e ci succede, perché penso che forse non ci sia una giornata in cui effettivamente uno la musica non l'ascolta perché vai in macchina, passi vicino magari a un locale, c'è cioè la musica, la senti sempre, però è sempre un po' terapia, nel senso Eh che sì. comunque scatena sempre qualcosa. Esatto, per cui anche nei momenti di celebrazione della nostra vita dobbiamo scegliere le musiche giuste. Adesso mi viene in mente una cosa, ma non so se lo posso dire. Mi ricordo che quando feci il mio matrimonio, scelsi una colonna, sono delle colonne sonore pazzesche, no? Le chiamo le colonne sonore del film del matrimonio della Cantagallo. E mi ricordo che chiamai un caro amico che faceva che fa ancora tuttora direttore d'orchestra e organista molto importante, con l'organo da chiesa antico, quindi insomma. Però la cosa bella è che avevo creato un po' di dissonanza, nel senso che in genere con l'organo da chiesa uno si immagina Bach, e va bene, c'era ovviamente Vivaldi, e c'era, va bene. Poi c'era un Madrigale Ferrarese, ok? Però ad un certo punto ho fatto mettere due o tre film, due o tre, scusami, colonne sonore di Ennio Morricone, ok? Sì, ma molto belle, guarda, veramente bellissime. Tra l'altro Ennio Morricone, insomma, veramente grandioso, grandioso. E allora quando le ho portate al parroco e ho fatto vedere l'elenco, no? Il concerto, diciamo, del film, la colonna sonora del film del matrimonio della Cantagallo, lui fa: ma questa qui, in vero ferrarese, questa è una classica musica da spulverazzon, spulverazzon sono Che vuol in dire? western all'italiana dove c'è tanto polvere, no? Ah, Polvere, polvere. Sì, ma che io voglio infatti tanto movimento, quindi questa è una classica colonna sonora da spulverazzon. ok. Eh beh, però ci sta uno, cioè quando, Esatto. soprattutto in quei momenti là, deve avere delle musiche che comunque gli suscitano qualcosa, gli creano dei ricordi, Esatto. quindi È che sono così la lacrima è assicurata, non solo della sposa, ma anche degli altri. Esatto. Tanto la sposa piange a prescindere, Appunto, dipende, esatto, quindi esatto, però quello. diciamo che gli altri poi la musica fa il suo effetto. Esatto. Pensa se ci fossero nella platea solo anedonici musicali, sarebbe un problema. Terribile, terribile, terribile. Terribile, no, 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 a nessun matrimonio vogliamo gli anedonici musicali, no, no. Assolutamente. Bene, allora vediamo se ci sono domande, se ci sono curiosità, se usate la musica per portare stati emozionali particolarmente positivi, ancoraggi musicali positivi, quindi ascoltare quella musica ci dà coraggio, oppure ascoltare quella musica ci intenerisce, oppure ascoltare quella musica mi fa diventare nostalgico. Sarebbe interessante condividere con voi. Io vi ho condiviso un aspetto di vita molto personale, appunto, che è stata appunto la colonna sonora del mio matrimonio, però devo dire che ultimamente, stavo pensando un po' alla musica che più volentieri ascolto, beh, sicuramente ci sono musiche, per esempio, anche per indurre più facilmente lo stato meditativo, per esempio, che ovviamente, sono molto interessanti, però dobbiamo avere anche la capacità proprio di lasciarsi di abbandonarci al piacere appunto dell'abbandono nella meditazione. E quindi dobbiamo avere un buon nucleo accumbens, perché questo è molto Sì, importante. è Esatto. vero, E tra sì. l'altro mi piace molto anche sia la musica per la meditazione con i suoni della natura, ma anche la musica, diciamo, con strumenti musicali molto, diciamo, rilassanti come l'arpa o come alcuni. Diciamo, sì, timbri proprio. Anch'io uso magari la musica appunto sì con i suoni della natura, quelli, sai, con gli uccelli, gli uccellini, ma mi piace Sì, ascoltarla sì, sì. magari quando sto leggendo la sera, che allora Ah. magari Sì.
me la metto lì, perché sennò dopo magari mi faccio distrarre se sto leggendo magari qualche rumore che si sente in casa, magari sopra, di sotto, invece se Sì. metto quella è come se entrassi nel clima Nella giusto. trance, Sì, sì. certo. O Sì, comunque in sì, sì. generale quando leggo vedo che comunque riesco a mettermi le cuffiette nelle orecchie e leggere. Sembra che, come avevo detto altre volte, sembra un distrattore, ma in realtà poi aiuta la concentrazione. E certo, dipende dal tipo di musica, ecco, come tu hai detto giustamente, i suoni della natura, sembra quasi di essere in un bosco, no? Col vento, con l'uscello, e certamente eliminiamo magari le musiche che hanno, diciamo, parola che canta, perché magari queste parole, magari se non in inglese, se non in italiano, poi seguiamo più che altro il testo della parola e quindi poi non leggiamo bene quello che stiamo leggendo. E quindi è importante, diciamo, scegliere la musica giusta a seconda del contesto, a seconda di quello che ci serve nella vita quotidiana. Quindi ci farebbe piacere condividere con voi. Comunque, se questa sera non avete voglia di condividere, ma come sapete la diretta viene registrata, poi viene salvata e quindi la trovate, e sappiate anche che questa è, sono andata a controllare, l'ottava diretta della musica. Ecco, Pensa un po', quindi giusto? siamo quasi una decina, Esatto. 8 mesi già. No, ma infatti è pazzesco, guarda, veramente il tempo vola. Vola. E siamo già all'ottava, quindi la prossima è la nona, quindi guarda quante Nona. ne abbiamo fatte finora. E a proposito, Giulia, quando è la prossima, cioè la nona diretta sulla Nona musica? diretta sarà il 12 maggio, quindi più o meno tra un mesetto ritorniamo sempre in diretta Ok. con altri argomenti, sempre parlando di musica cervello. Certo. Quindi sempre alle ore 18 o sarà più o meno 18, sempre un 40-45 minuti, dipende poi dalle domande che ci fate e dalle osservazioni che ci fate, dalle curiosità che avete. Comunque sappiate che siccome le dirette vengono registrate e salvate, potete farci le domande sempre, perché o io o la dottoressa rispondiamo quasi in diretta, quindi possiamo sempre vedere le vostre domande e rispondere alle vostre curiosità. Lo potete fare sia, diciamo, davanti a tutti, quindi diciamo rispondendo alla diretta, mettendo il vostro commento alla diretta, oppure mandandoci un messaggino in Messenger senza problemi, se avete invece un quesito un po' più personale e volete affrontare un po' un aspetto più intimo vostro. E per Pasqua, quale musica ascolterai, Giulia? oddio, non ci ho ancora pensato, però forse la Pasqua mi porta una musica molto tranquilla, rilassante, forse un sottofondo, diciamo, non proprio musica, canzoni commerciali, dai. Forse Sì. mi ricorda un po', sì, la Pasqua mi ricorda la natura, no? Magari uno sta più Sì, all'aria sì. aperta, si spera ci sia una bella giornata, quindi sì, Sì, forse più quindi. Ecco, musica appunto di sottofondo della natura mi viene di più che altre bene, canzoni. è il momento giusto. Cominciamo ad aprire le porte, le finestre, cominciamo a uscire, cominciamo a fare le gite fuori porta, finalmente ci voleva. E cominciamo anche a gustare di più il sorriso di fronte alle persone, perché tra un po' saremo anche liberi da mascherine, pare dal 1º maggio. Quindi, esatto, quindi riusciamo anche a respirare meglio, riusciamo anche magari a più facilmente a parlare e anche a cantare se abbiamo voglia di cantare in gruppo e fare musica noi. Ecco. Bene, allora che dire, buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua e ci rivediamo il 12 maggio alle 18. Okay, grazie a Sempre qui su tutti. questa rete. Buona Grazie, serata a tutti e buona buona Pasqua. Ciao, serata e buona arrivederci. Pasqua. Arrivederci.